cos'è il dialogo e come renderlo possibile? Come, in un umanesimo che sia condiviso, si identifica il bene comune, quale condizione per realizzare la propria vocazione? Sono domande, più che risposte, quelle che l'Arcivescovo propone nel suo intervento al convegno che si svolge presso l'Università Cattolica con il titolo «Dialogo sociale, imprese, partecipazione, progettare il futuro, costruendo il bene comune». Primo appuntamento che apre il percorso di formazione sociopolitica della diocesi. Generatori di speranza, l'impresa e il bene comune. Questo è il cuore della riflessione del Vescovo Mario, che prende la parola anche nel suo ruolo di presidente dell'Istituto di Studi Superiori Giuseppe Tognolo. Dopo l'intervento della prorettrice vicaria Anna Maria Fellegara, l'intervento di Monsignor Delpini è puntato sui concetti di dialogo e di speranza. Mi sono fatto la persuasione, osserva, che il bene comune è l'essere insieme, l'arte di costruire la convivenza dei molti e dei diversi. Dialogo sociale, impresa, partecipazione. Si parla di questo oggi in Università Cattolica per dire che si può dialogare anche fra diverse realtà del mondo economico, sociale, politico. Noi affrontiamo questi temi così complessi che richiedono tante forme di specializzazione, ma lo scopo fondamentale in questo momento è il dialogo, cioè il modo con cui si incontrano le diverse competenze e quali condivisioni sono possibili a proposito del bene comune, a proposito di come i singoli attori della realtà sociale sono capaci di pensare insieme e di convergere per un interesse superiore al proprio interesse particolare, senza con questo escludere, ecco, che il benessere possa essere un benessere condiviso. Qual è il ruolo dei credenti in questo contesto? In qualche modo oggi si inaugura anche il percorso sociopolitico della diocesi. Ma credo che ci siano due aspetti della presenza dei credenti, dei cattolici nel contesto contemporaneo. Il primo è quello che già si diceva dall'antichità, sono come l'anima del mondo, cioè quelli che possono dare un'anima alla realtà economica, aziendale, politica. L'altro è quello di assumere responsabilità, di farsi avanti per dire se serve io ci sono e di collegarsi, di essere presenza significativa anche proprio come gruppo di opinione, anche come insieme di persone che proprio per le relazioni che hanno tra di loro possono dire una parola e prestare un servizio. Poi l'intervento della professoressa Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell'Ateneo dei Cattolici Italiani, attenta a sottolineare l'importanza della contrattazione sindacale e dei tavoli di lavoro condivisi. Sì, sono due declinazioni del concetto di partecipazione che porta anche alla contrattazione e sono dei processi antichi che sono stati forse ingiustamente divisi in forma forte e forma debole, perché la forma debole, che è quella che porta alla informazione, alla consultazione dei rappresentanti sindacali, nelle varie situazioni, nelle vicende, nella continuità dell'attività d'impresa, è uno strumento che ha portato grandi risultati.